Io sono veramente preoccupato. No! Scusami se approfitto della tua simpatia. Tu hai un testo che così apparentemente non dice nulla, insomma. Però voglio togliermi la sorpresa. Sì. Ecco, no, io allora. Tanto grazie di esistere. Questo l'ha già detto Eros. Ecco. No, io. No, sì. No, nel senso sì, dico perché. Contraddittorio. C'ho le caldaie e ce la posso. No, dico. Se vuole ci chiamiamo perché? Un imbiandista. Cioè, eh? Ci chiamiamo un imbiandista. Io perché ti adoro? Cioè, è timido da 10 anni. Perché? Perché tu sei, nonostante dico, il successo enorme, le popolazioni di tutto il mondo, anzi del mondo e provincia. Sì, esatto. No, bravo, bravo. No, lei non sapeva nulla di questa cosa. Era ecco, dietro le quinte, vedi, che si rilassava. Ho detto, scusa, un attimo, vieni con me che ti faccio vedere un signorotto così, col cannello. È sdunato. Oh, che successo? Praticamente che mi piace, perché nonostante il grande successo mondiale, secondo me tu sei rimasta una persona semplice, e questa è anche la tua forza, cioè la persona della porta accanto. E insomma, io immagino che tu scrivi anche i tuoi testi anche prendendo spunto dalla vita quotidiana, la vita di tutti i giorni. E io perché, insomma, ho deciso di invitarti? Perché hai questo modo bellissimo. Perché? Dico, perché? Ma perché io fissa? Esatto. Ma perché io fissa? Ce lo stiamo domandando tutti. Soprattutto se lo domanda lei, capito? Ecco. Lei, perché l'hai fatto? Perché? Perché l'hai fatto? Oh, un'altra cosa. Credevo che tu fossi felice, invece... Allora. Io immagino questa scena. Siccome tu hai questo modo di cantare che metti di verità, mi piace da morire, ma mi mette ansia. Perché io mi sono sempre domandato, ma respira? Cioè, nel senso... No, nel senso... Nel senso che anche quando, per esempio, salve a tutti, Carmen, non è che salve a tutti, è... Sa... Da tutti. È così. Allora io... Allora che cosa... Sì. Allora io mi immagino... Dico, la signora Maria Rosa, che ogni mattina, la mamma, che ogni mattina su come zero dice, avrà superato la notte, cioè, dice, perché, secondo me. E allora dico, va la mattina alla cameretta di Carmen, amore mio, ce la faciste? Si beva? Lei che esce da sotto le copertine gli fa, sta benissimo. Bello, ma... Però prima che ti faccio mangiare la chitarra, allora, tu hai immaginato una cosa carina, cioè Carmen che va a fare la spesa. Sì, in realtà nessuno sa, questo lo possiamo dire perché me l'ha confessato lei, e infatti io sdunavo quando lo sapevo, perché non lo sapevo, e mi ha confessato che in realtà L'ultimo bacio, questa colonna sonora, questo film straordinario, non è altro che la lista della spesa di Carmen Consoli. Va bene. Cioè è nata per caso un giorno, non mi guardare così, perché ero un po' convinto, appena in diretta faccio una figura. Allora, ecco, è nato praticamente un giorno, pressappoco, così. Vai con la base, prego. Così, alzami un po' il microfono, così. Grazie. Allora, arriva la signora Maria Rosa. Ah, ma io caccia la lista, spesa, tu scontamento, capisci? Carmen, contento, si lava, si prepara, si veste, si mette il cappottino, esce dalla porta, comincia a scendere le scale del pianerottolo, comincia a salutare tutte le persone del palazzo. Buongiorno signora Maria, buongiorno portiere, mi ha scritto qualcuno, non mi caga nessuno, fa niente. A un certo punto esce, guarda fuori, piove, ma anche nella pioggia lei trova la poesia, non si perde d'animo. Piove su lacrime d'amore, la pioggia lenta che scende leggera, la pioggia lenta leggera mi rinforza, Brunia è meglio che corra. Arriva finalmente in salumeria, si toglie il cappottino bagnato, arriva questa lista della spesa davanti al salumiere e nasce il primo testo dell'ultimo bacio, che pressappoco faceva così.
cucina un pacco di riso, mezzo chilo di limone, un po' di formaggio, no, lo grattugio io. Ma sono fragole, sono buone, buone. Ma sono fragole, sicuro buone. Fragole, la mia passione. Ma sono fragole, fuori stagione. Non sono buone. Perdono! Io veramente l'amo, ma io l'adoro. Io te l'avevo detto, tu l'hai fatta questa canzone tante volte e qui ho detto dovrà arrivare il giorno in cui Carmen sarà con te sullo stesso palco. Non ne hai idea di come sto io. Che ne pensi? Ma io ho avuto la passione del cibo, anzi l'ossessione del cibo, sì. Lui lo sa. Pure io e Semir, insomma. Lui lo sa. Forse mancava qualche ingrediente ancora. Ah, che ci avresti, che possiamo anche cambiare, insomma. Ah, che basta Duni. No! È bellissimo. Però non faceva rima. Però ci sta bene. Basta tu. Ci sta perché c'ha questo. Hai ragione. Ci sta. La metrica c'è. Hai ragione. Poi che? Vabbè, il pistacchio. Pistacchio ce lo possiamo mettere. Sì. Potrebbe fare il pistacchio. Importante che c'è il tratteggiato sul cantato. Certo, in mezzo economia del respiro si chiama. Economia del respiro. Sì, io risparmio, sempre ciao. Bene, questa è bella. Mi piace perché. Vabbè, se la vuoi portare a casa. Sì, ora vado a fare la spesa. Carmen Consoli e Sergio Friscio. Grazie Carmen. Grazie.